una mostra di pittura che vuole esaltare il mare. Lei, vice sindaco, dottoressa Yolanda Lotta, assessore al turismo e allo spettacolo del comune di Leporano, ha sottolineato il valore, l'importanza del mare per la comunità leporanese e si è vantata, per così dire, delle sue origini familiari legate al mare. Vedo che è stato molto attento al mio discorso. Sì, non mi sfugge niente. Volevo dire che i miei bisnonni erano pescatori e proprio questa vicinanza al mare, no? alla tutela del territorio e all'amore per l'ambiente. Proprio, dicevo, nel periodo di maggio abbiamo riunito tutte le associazioni locali affinché tutti insieme potesse operare per tenere, diciamo, l'ambiente e le spiagge pulite. Io mi vorrei rifare a una poesia di Eugenio Montale per quanto riguarda il mio mare, lo Ionio, perché Eugenio Montale nella sua poesia dice che, nella poesia Ossi di Seppia, immagina l'osso di seppia sull'onda del mare che, diciamo, ondeggia e dà quel senso di vita, quel senso di libertà. Poi l'osso di seppia viene sbattuto sulla sabbia e si sgretola e diventa tutt'uno con la sabbia e dà quel senso di morte, di secchezza. È proprio questo che immagino per la nostra Taranto, per la nostra provincia, non un senso di morte ma un senso di rinascita per Taranto, e nascita per Taranto sia a livello culturale che turistico.